se gentilmente può verificare la notizia uscita proprio adesso che domani mattina si terrà un sit-in di protesta sotto il comune da parte degli operai del cimitero di Mascali, i quali lavorano a parte del cantiere, che sono mesi, mesi e mesi che non stanno percependo lo stipendio. Quindi, Presidente, se corrisponde, ecco, no, domani, domani proprio, domani, domani un sit-in sotto il comune. Quindi, Presidente, se gentilmente può verificare questa notizia, perché riguarda l'intera città. Dove dovrei verificarlo? Vado ovviamente a chiamare gli operai, che cosa devo fare? Ci sarà un sit-in, ci sarà il sindaco, ci sarà l'assessore che spero che mi faccia salire, mi accoglieranno e parleranno ovviamente con loro, credo che sia la cosa più semplice, grazie. Ora, arriviamo sul contenuto della mozione in base all'intervento del capogruppo Velluto. Fa piacere che il consigliere Velluto si sia soffermato molte volte sul contenuto della mozione, ma questa mozione è stata protocollata il 24 novembre, che già la situazione era grave. Purtroppo, quanto si è verificato da un mese, di gennaio e febbraio, la situazione è diventata purtroppo proprio drammatica, 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 perché il 24 novembre nessuno, io per primo, avrei immaginato di ricevere un decreto proprio fallimentare da parte della cooperativa Costruzioni, Costruzioni Società Cooperativa in sigla COP e Costruzioni Soci COP. E ripeto, l'esercizio del 2014 ha chiuso con una perdita di più di 58 milioni di euro. Quindi ridurre l'intervento del consigliere Velluto sulla chiusura della mozione, io so che il consigliere Velluto è molto bravo, vuole cercare di provocare, ma un'intera opposizione respinge le provocazioni del consigliere Velluto, il quale oramai è un disco che si ripete. Colui che vuole parlare di discontinuità è stato uno degli alberici che avallava questo project finanza in mano a cooperative delle Liguria Romagna. Oltre a questo, anche dopo l'intervento del sindaco mi sarei aspettato una presa di posizione. Ad oggi stiamo ancora attendendo la relazione dell'avvocatura comunale. Non sappiamo se avete dato mandato all'avvocatura di attuare un'istanza nei confronti di questa cooperativa. Non sappiamo assolutamente nulla, non si sa come si vuole agire. Ricordo e ripeto i toni trionfalistici dell'amministrazione di Tommaso, che a maggio 2014 dichiarava che la prima assegnazione d'obbligo sarebbe stata in concomitanza proprio con le elezioni, giugno 2014. Poi si è insediata l'amministrazione Spalletta e è iniziato il balletto dell'assessore Cappello, quindi parlava della prima consegna d'obbligo in novembre 2014, dopo siamo arrivati a dicembre 2014, poi ricordo un'ulteriore mozione presentata sempre dal sottoscritto e ringrazio ancora per le parole di elogio astrosanti nei miei confronti, ma che viene firmata da tutti i colleghi dell'opposizione perché richiedemmo proprio un consiglio comunale straordinario sul cimitero di Frascati. Quindi arrivati alla primavera 2015 e ancora nulla. Quindi c'è stato questo proseguo, poi finalmente è vero una parte del primo lotto è stata consegnata e poi i lavori dal mese di novembre che sono definitivamente sospesi. Vorrei anche ricordare all'assessore Cappello, quale è vero, vi do atto, che più volte anche lei si è recata giù presso il cimitero di Frascati a parlare con i dipendenti, i quali, con gli operai, scusate, i quali questi operai manifestavano il loro disagio perché non percepivano lo stipendio e venivano tutti i giorni da Frosinone, come ho già detto nel primo intervento, e la Cappello li rincuorava dicendo che era tutto sotto controllo e che lei avrebbe preso a cuore questa situazione, anche perché se non ero assessore Cappello
sindaca, se sbaglio, anche lei dichiarava questi operai che il suo comune proveniente è proprio quello di Frosinone. Quindi questi operai, poverini, si erano fortemente affidati a lei. Però che poi questi operai, così tanti altri concittadini, essere ricevuti dal capo di gabinetto, il quale anche lui, oramai, oltre che lo definisco mister 110.000 euro, deve essere anche definito il colui che rincuora, il rincuoratore, ecco, 110.000 euro per rincuorare, ecco, questa è la giusta definizione, 110.000 euro per rincuorare questi concittadini che ad oggi non sanno assolutamente nulla di che fine faranno i loro soldi. Ripeto, questa persona anziana che questa mattina mi ha telefonato e poi mi ha passato la figlia, che ha dato la bellezza di 42.000 euro di acconto e sta attendendo una risposta per la tomba di famiglia per un valore complessivo di 68.000 euro. E mi fa piacere vedere anche la stampa presente, perché queste sono notizie veritiere. E nessuno a questa povera signora, che oltre ad aver perso figli, un marito, in pochissimi anni si è vista deturpare questi investimenti. Ed è qui che vi dovete fare un esame di coscienza. Non le banalità dell'intervento del consigliere Veduto che ruotava intorno al contenuto della mozione. Che andiamo a dire a una povera signora anziana che ha perso in pochi anni un marito e due figli e si è vista 44.000 euro deturpati perché non sa più nulla, non sa chi si deve rivolgere? Sarà mia cura richiamarla domani mattina e quantomeno darle l'email del curatore familiare, lo ripeto, del dottor Ettore Del Borrello. Questi sono i fatti reali che il centro-sinistra in questi anni ha permesso di speculare sulle fonti. E non sappiamo nulla neanche se avete dato mandato all'avvocatura. Questo è il fatto grave. L'ho detto al primo intervento e lo ripeto anche adesso. Mandate via il capo di gabinetto, 110.000 euro gettati al vento. Ripeto, mi dimetto da consigliere, vengo a fare io il capo di gabinetto, a 12.000 euro annuali. Ma quantomeno almeno coordinerei la macchina amministrativa, visto che ci sono dirigenti che fanno il bello e il cattivo tempo, che qui nessuno risponde, l'indirizzo politico che rimane completamente immobile, nessuno sa dare risposte. E poi ci perdiamo nell'intervento del consigliere Veduto che ha fatto addormentare un'intera aula, perché oramente ammette ripetitivo, all'infuori di Corte Portella, la banca dello Sterbaro e ufficio tecnico Veduto di Frascati non sa nulla. Lui conosce esclusivamente Grotte Portella, la banca dello Sterbaro e ufficio tecnico. No Presidente, no Presidente, fa parte dell'ordine della mozione, perché è inammissibile. Lei, sindaco Spalletta, ha preso la parola dicendo è mia cura, cuore queste tematiche. Ma lei si rende conto che è supportato? Lei è supportato da coloro che hanno avallato questo disastro. Questo è il fatto grave. Ma io capisco che lei tanto non sa mai nulla di ciò che accade. Lei non sa nulla da dove derivano i contributi. Lei non sa nulla di copia e incolla adesso di laurea, dove a suo fratello sembrerebbe gli abbiano dato una consulenza di 80.000 euro in casa di divenuto nazionale. Ma lei non sa mai nulla di ciò che accade in questa città. Figuriamoci se può risolvere il problema di questi concittadini frascatani che non sanno dove poter pregare i loro cari, o soggetti che si sono ritrovati concittadini purtroppo costretti ad affidarsi a questa cooperativa per un portafiori per un valore di 400 euro. Sindaco Spalletta, vada a visionare la delibera di giunta, la numero 137 del 19 settembre 2008. Amministrazione Posa, che ha ancora il coraggio di andare a fare incontri perché si vuole ripresentare, ma l'ho detto chiaramente a lui e di Paolo, io vi darei il dasco per non entrare più dentro la Palazzo Marconi, solo per la vicenda del cimitero. Ma ci rendiamo conto? E lei, sindaco Spalletta, ad oggi è supportato da tutti coloro, ecco, compreso Filippone, lo stesso Zambini, Casa Grande, Veduto, Carlini, erano tutti presenti con la
l'amministrazione. Grazie, consiglio. Quindi, un portafiore 400 euro, una cura delle tombe 300 euro, questo tariffario venne avallato con questa delibera di giunta che ho citato, e nessuno, anche l'amministrazione 2009-2014, si è mai posto il problema di che cosa stiamo facendo. Poi vi offendete quando vi giudico un manipolo di yes men, ma questo siete. Prima prendevate ordini da Pozza, ora prendete ordini da Storre, ma sempre un manipolo di yes men. Consigliere, per favore. Grazie, misura, grazie. 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 Grazie.